Amici YouTube, Pino Darcella, secondo episodio con Berman. Ok, ci siamo. La maledetta Australia. Scendo parecchi tentativi. È difficile l'Australia. Albon settimo. Passato. Andiamo. Uno e cinque, attenzione. Sta pensando veloce. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Clark è dietro. Ok, Holly, è fondamentale gestire bene le RS. Passiamo in modalità ricarica. Prova Hellbomb, passa Hellbomb. Ma l'Australia è beffarda, l'Australia è beffarda. Oh! Subito il predestinato. Passa Leclerc. Sempre ripresa Holly.
sempre i prosolli. Sotto zona di RS. Temo che non sia proprio ciò di cui avevamo bisogno, ma non preoccuparti, la strada è ancora lunga. Su col morale e concentrati fino alla fine. Ultimo giro, dai, ultimo giro. Olli va veramente veloce. È un primo, un settimo posto. Cioè Max Verstappen, Olli arriva settimo ed è in zona punti. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Settimo, va bene. Settimo va benissimo in Australia, è oro. E alla fine nessuno è riuscito a fermare Max Verstappen, che si aggiudica la vittoria. Oggi questo pilota ha dominato la gara, ha mantenuto Max la testa primo della corsa dallo spegnimento di semafori. Max primo scacchi, ed era sicuro che avrebbe vinto. Davvero con una prestazione. Ma dove è Claren? Poi detto ai vincitori di oggi, addirittura Leclerc tredicesimo. Ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Di sicuro la scuderia può essere orgogliosa. Beh, che finale per un altro Charles undicesimo settimana di corse. Fuori. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo la settimana prossima. Sì, veda Oscar Piastri 34. Sono tutti lì, eh. Tutti lì, Ferrari seconda. Ferrari seconda. Si è travolto la Mias nello scontro precedente, si rialza dopo la botta al costato. Siamo arrivati intanto al 44esimo minuto nel corso di questo secondo tempo. L'Italia in vantaggio per 4-1, unica nota un po' stonata fino a questo momento che l'Italia ha subito ancora una volta gol, come è sempre successo nelle ultime 8 partite. Bastoni, Lucca, Calafiori, Ricci. Allora ragazzi, vediamo se fare ancora la gara, che perché la Cina, vediamo chi. Red Bull. Attenzione. Attenzione. Red Bull ci pensa. Sui social le ho chiesto in giro. Per fortuna la scuderia non sa nulla del fatto che abbiamo parlato con altre persone e l'incontro è andato anche bene. Lo so, sono fantastica. Non c'è di che. Ragazzi, prendere in considerazione questa cosa.
Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Dunque verranno montati sulla vettura in tempo per il prossimo weekend di gara. Tra due... No, ma era Leclerc. Era Leclerc. Vediamo un attimo perché 5 giri, sprinti 3. Facciamo 14 giri, sì. Tentativo unico. Allora, il tentativo unico a volte è... E in Cina Berman dovrebbe andare meglio. Non so se Berman porta avanti con Red Bull o rimane lui, perché lui vorrebbe rimanere in Ferrari, ma si dipende solo da Ferrari. Però deve prendere in considerazione anche le altre scuderie. Eh sì. Deve prendere in considerazione anche le altre scuderie. Se lui sta bene in Ferrari, abbiamo visto. Adesso vediamo. Ecco, ci sono tre colloqui che non abbiamo avuto il piacere di annunciare da un po' di tempo. Vi diamo il benvenuto alle qualifiche in Cina dopo qualche anno di assenza dal programma. È bello essere di nuovo qui, ma chi riuscirà a piazzarsi in pole position? Lui sta bene in Ferrari, Holly. Adesso vediamo, ragazzi. È la prima polla. È andato bene anche in Australia, qua forse sbaglia un po'. Esperienza, ragazzi, inesperienza. Quinto. Quinto nella... Sesto. Comunque parte sempre in prima fila. Leclerc quarto, meglio le due Ferrari. Meglio le due Ferrari. Ma
ragazzi, la gara non riesco a farla perché... C'ho una sprint. Sono 5 giri. Offensivo ha fatto quello che doveva fare. Repertorio. Ah sì, va bene, il repertorio è stata una squadra anche oggi, anche quelli che sono entrati bene, abbiamo avuto la possibilità di fare anche più gol, però va molto bene così. Naturalmente ci sta l'errore che poi... Allora andiamo. La sprint. Andiamo. Dopo le qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Sesto Berman. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position, accanto a Lando Norris, che scatterà dalla P2. Per quanto riguarda il resto della griglia, Oscar Piastri, Leclerc, Fernando Alonso. Oggi secondo me le due Ferrari... Hamilton. E qui con me nella cabina di commento c'è un amico... Voglio andare sul podio. Abbiamo ottime probabilità di guadagnare altri punti in questa gara. Guida pulito e forse riuscirai a scalare qualche posizione. Ciao! Vediamo se riusciamo. Norris primo. Attenzione Leclerc. Assurdo ragazzi, Alonso. Alonso non può fare una roba del genere, ragazzi. Totalmente agganciato. Partito male. Leclerc secondo, attenzione. Leclerc lotta con Verstappen. Fuori. Ha urtato l'ala anteriore. Fuori. Sembra grave, ma la situazione. Sentato troppo. Vediamo. Mi è sentato un pochettino troppo. Meglio adesso. Riesce a passare Berman che non vuole il primo posto. Però se Leclerc non passa. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Va via Piastri. Via Piastri!
Secondo me le può prendere entrambi, Berma, le due McLaren. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo può prendere entrambi DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Una presa. Fa attenzione al sottosterzo mentre segui la scia della vettura di fronte a te. Cerca di sorpassare al più presto. Dai, forza. Una gara adesso con Piastri. Che Norris. Comunque la gara per il podio, Gara per il podio, ragazzi. Cioè praticamente Piastri in mezzo alle due Ferrari. Leclerc quarto. Inizio complicato per Leclerc. Attenzione, scivola qua. Ferrari scivola. Scivola la scuderia di Maranello. Clark sesto.
sei all'ultimo giro. Distacco dall'auto davanti. Oh! 5,0 secondi. Ancora l'ultimo. Sai che passa? Passa! Gara 3 a 4 diventa! Ferrari che schioda! Si prende un bel terzo posto nella sprint. Passa! Vince Max! Terzo! Berman terzo! Sì, siamo sul podio, ottimo lavoro! Il team si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. Terzo buono, terzo buono. Partito qui in sesto, quindi recupera tre posizioni. Si conclude la gara sprint, ma il weekend è solo agli inizi. Le qualifiche e ovviamente il Gran Premio ci attendono. Andiamo un attimo. Lando Piastri. Sono tutti là. Sono tutti lì. Sono tutti lì, ma Berman... Ecco qualcosa che non abbiamo avuto il piacere di... Ragazzi, Berman mi sa che vuole... Finito l'energia, ragazzi. Ragazzi, li vorrei ritentare. Energia!
ferma! Fa la pole! In Cina! Paul, incredibile! Charles IV! Pazzesco! 32! Ragazzi, finiamo qua il secondo episodio con Oliver Berman e ci vediamo per il terzo. Seguite la serie Oli Berman. Bella a tutti e benvenuti.